Solo ieri l'esame autoptico sul corpo della 59enne di Scafati, morta senza essere soccorsa mercoledì scorso nei pressi dell'ingresso dell'ospedale Mauro Scarlato in seguito ad un malore. E ci sarebbero sviluppi anche nell'inchiesta giudiziaria, risulterebbero indagati due medici del distretto sanitario 61 che il giorno della tragedia erano al lavoro negli ambulatori distrettuali adiacenti all'ospedale, per i quali la procura nocerina contesterebbe il reato di omissione di atti d'ufficio. I medici in questione, secondo quanto riferito nell'esposto presentato dalla famiglia della donna, sarebbero usciti dagli ambulatori solo in un secondo momento per prestare soccorso alla donna, nonostante le richieste di aiuto di chi assisteva alla tragedia che si stava consumando. Oggi i funerali della donna, un fatto che ha scioccato la comunità cittadina, tanto da spingere il sindaco a firmare ieri un'ordinanza che intima alla ASL e alla Regione Campania l'immediata riapertura di un punto di primo intervento nella sua città. L'ordinanza sull'ospedale di Scafati è dettata dall'articolo 50 del TUEL, dà pieni poteri al sindaco che è la massima espressione sanitaria del territorio. Certo, non ho competenze sull'ospedale, non ho la possibilità domani mattina di riaprire il pronto soccorso, però ho la responsabilità di chi in questo momento, soprattutto dopo la morte di una 59enne nostra concittadina, avvenuta in condizioni tutte da definire, porta addosso la paura di potersi sentire male da un momento all'altro e di non avere neppure un'emergenza, neppure un'ambulanza disponibile, perché in quella circostanza due ambulanze che erano dedicate all'emergenza a Scafati non c'erano, hanno dovuto chiamare un'ambulanza proveniente da un altro comune. A questo stato di cose non ci stiamo. L'ordinanza serve per responsabilizzare chi ha responsabilità in questo senso. Così il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che ribadisce la ratio dell'ordinanza firmata ieri, che oltre a richiedere l'immediata riapertura del punto di primo intervento, chiede la dotazione di ambulanze con a bordo medici rianimatori, esperti dell'emergenza per la gestione dei casi di maggiore complessità in numero adeguato in base alla popolazione. L'articolo 50 del TUEL dice dà pieni poteri al sindaco, che è la massima espressione sanitaria sul territorio. Nello stesso tempo, il provvedimento del primo cittadino di Scafati invita la direzione sanitaria dell'ASL nonché la Regione Campania a procedere ad una revisione dell'attuale organizzazione aziendale al fine di ripristinare i servizi a tutela dell'emergenza sanitaria per il territorio di Scafati e o di chiunque dovesse, nell'ambito del predetto territorio, necessitare di interventi, cure, salvavita. Ho ritenuto, ha anche dichiarato il sindaco Aliberti, opportuno ed urgente, visti anche gli ultimi accadimenti, tutelare i cittadini da futuri ulteriori pericoli per la loro incolumità. A seguito della chiusura del pronto soccorso di Scafati, della sua successiva riconversione e della chiusura del punto di primo intervento, i cittadini del comune di Scafati e non solo non sono garantiti in caso di emergenza da adeguati soccorsi e risultano mancanti e insufficienti le ambulanze rianimative con medico a bordo. La mancanza di emergenza e di assistenza sanitaria pone in pericolo la pubblica incolumità dei cittadini con manifesta violazione dell'articolo 32 della nostra Costituzione, nonché dei livelli essenziali di assistenza che garantiscono appunto le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini. La comunità scafatese non è garantita in maniera adeguata neppure dai diversi presidi ospedalieri di Nocera e Sarno, presso i quali, a seguito della chiusura del presidio ospedaliero scafatese, si è avuto un sovraffollamento dell'utenza con grave difficoltà per lo stesso personale sanitario.